Ciao Bettis.it, abbiamo due French Connection, abbiamo la French Connection, titolo originale del braccio operante della legge di William Friedkin, e abbiamo French Connection, un'altra French Connection, il nuovo film su Marsiglia e sulla droga e su grandi star che si fronteggiano e si sfidano dentro il cinema francese. È la settimana del cinema francese, e la famiglia Bélier. Stupendo, Eric Lartigot cantare in una fattoria facendo felici mamma e papà e fratellino sordomuti. Qua Jean Dujardin, eccolo qui, The Artist, e Gilles Lelouch, l'abbiamo visti nell'episodio divertentissimo degli Infedeli, un film collettivo che capitò a fagiolo in Italia, uscì subito dopo il successo, l'entusiasmo dell'Oscar per The Artist di Azanavicius, che non è più in sala, forse le ultime copie di The Search, il suo brutto film fischiato a Cannes, ma Gli Infedeli, che era un film collettivo fatto da un sacco di amici registi francesi, c'era anche Azanavicius che faceva un episodio. Negli Infedeli l'episodio più divertente, ve lo consiglio, un film molto acre sul rapporto uomo-donna, divertentissimo, i due amiconi, scopatori, traditori, adulteri, pessimi uomini traditori, scoprivano alla fine di avere una grande passione reciproca, e all'inizio erano molto molto delusi perché erano due maci, poi alla fine si davano la pazza gioia e diventavano una coppia gay adorabile a Las Vegas, negli Stati Uniti d'America. Allora, Lelouch e Dujardin tornano. Questo film è buono, è un film sul clan dei marsigliesi, ma non è ovviamente il film del 72 perché siamo nel 2015, è un film diretto da Cédric Jiménez, a Marsiglia, sulla Marsiglia degli anni 70 e su Zampa. Zampa è Lelouch, che è un criminale, diciamo, di grande compostezza e intelligenza, e contro di lui si schiererà un giudice rampante, ma soprattutto onesto e corretto, contro la corruzione invece che a Marsiglia sembra che impedisca totalmente di prendere veramente i punti centrali e i capi di questa banda della Magliana marsigliese, che appunto è il clan capitanato da Zampa. Allora, il giudice onesto è Dujardin, il criminale fico elegante è Lelouch, erano i due amiconi degli Infedeli. C'è una battuta che cita ovviamente l'episodio degli Infedeli, ma non è che io le piaccio, perché Zampa, il criminale, si rende conto un giorno di essere seguito dal giudice. Bellissimo quel momento, perché il giudice proprio sta esagerando, sta andando oltre, sta seguendo il suo istinto, ed è, mi piace tantissimo anche Dujardin dentro la macchina, che dice: cazzo, ma che cazzo sto facendo? Sto seguendo un criminale che mi ha fatto vedere il ferro dal finestrino. Allora, è un polar, è un bel poliziesco francese, stavo dicendo poliziottesco, che ha proprio di quegli anni 70, si sente un po' la colla, si sente un po' la colla delle basettone di Dujardin. È un po' finto il film, in questa è una produzione che il César ha visto come, va bene, avrete voluto fare un film commerciale. In realtà mi è piaciuto molto, perché a differenza del maestro Friedkin non c'è una contrapposizione tra criminale che vive nell'aggio e giudice che non vive nell'aggio, poliziotto che non vive nell'aggio. Lì c'era la famosissima scena di Fernando Rey che mangiava a New York dentro un ristorante di gran classe con Gene Hackman al freddo fuori, che invece buttava il caffè per terra e provava a mangiare una pizza che gli andava giù. Capolavoro assoluto, il criminale al caldo, il poliziotto al freddo. Qui invece Jiménez, con dei montaggi alternati e anche paralleli, fa vedere che comunque il film comincia negli anni 70, il giudice e il criminale si fronteggiano, si stimano anche un po', vanno avanti le loro vite, anche il giudice fa le feste, anche il giudice fa carriera. Questo mi è piaciuto. Mi è piaciuto anche molto l'aspetto della vita privata di queste persone. E ci sono dei momenti di fragilità di questi due uomini, il film è su questi due uomini e su come sostanzialmente vengono lasciati soli a morire dallo Stato anche. È un film molto duro, molto preciso su come la criminalità sia collegata allo Stato e come la storia di un paese possa permettere o non permettere di fare una lotta al crimine spietata. In un paese come il mio,
dove solamente anche solo la trattativa Stato-mafia è uno dei temi secondo me più oscuri e inquietanti del dopoguerra italiano, ci si va a nozze con questo tipo di film. Infatti anche la banda della Magliana, raccontata nel romanzo criminale, ha avuto parecchi contatti con i servizi segreti deviati italiani. Il film di Jimenez è molto chiaro in questo: c'è un sindaco di Marsiglia che va a fare il ministro dell'interno di Mitterrand, c'è una Francia di Mitterrand che a un certo punto dirà al giudice Dujardin: sai che c'è, ti abbiamo bloccato, ma adesso Zampà, il criminale, portacelo a casa. È un film di uomini soli, come erano soli Falcone e Borsellino quando sono morti in Italia, ed è un film su dove la solitudine del criminale e del giudice le solitudini del criminale e del giudice possono coincidere di fronte a una entità più corrotta e molto meno corrotta di loro due, che si fronteggiano quasi come in un western, che sta sopra di loro e in un certo senso gestisce le loro vite, come gestisce le vite anche di noi, e cioè lo Stato, che è molto più criminale di Zampà. Mi è piaciuto un gangster di Zampà che ha la moglie arrestata e lui non riesce più a tenere i bambini, non ce la fa a tenere i bambini, un momento molto divertente. Mi è piaciuto il giudice che piange al telefono con la moglie e le dice: non andare via, stai vicino a me, nonostante sia andato fuori di testa per prendere Zampà. Mi è piaciuto l'attore feticcio di Robert Guédigan, mio grande amore regista di Marsiglia, che è Gérard Meilhan. Mi è piaciuto vedere Gérard Meilhan non solo in un film di Guédigan, ma anche in un ruolo molto forte, e mi è piaciuto lui, l'ultimo, il grandissimo caratterista che adoro, che si chiama, che fa un personaggio durissimo, Fedor Atkin. Qui fa veramente, ha una faccia da poliziesco, ha fatto tantissimi polizieschi nel passato, è un attore che chi ama il polar francese riconoscerà qui, e quindi mi piace questo regista che prende le facce giuste e vuole lavorare con quelli giusti. French Connection non è un capolavoro, ma è un film che si lascia guardare, dove i personaggi del primo minuto sono interessanti anche nell'ultimo minuto, e c'è una bella descrizione del clan di Zampà, della vita di un criminale e della vita di un giudice che prova a opporsi al crimine. Ciao Bad Taste!